Ben ritrovati, siamo ancora in compagnia di Mario Furlan e Edoardo Villasanta. Abbiamo parlato di questo nuovo seme, l'açaí, pianta, frutto. Nasce da un seme, poi diventa un frutto. Quindi l'açaí è un antiossidante. Mi dicevi, antiossidante vuol dire? Vuol dire che aiuta a combattere i radicali liberi. Che vengono sprigionati normalmente da chi fa sport, fa attività fisica piuttosto che mentale stressante, no? In quel caso il nostro organismo reagisce producendo radicali liberi. E i radicali liberi sono quegli agenti che vanno a intaccare le nostre cellule. E quando la cellula viene intaccata, invecchia, cioè l'organismo invecchia. La cellula, quando ci fanno una foto della cellula appena nati, è una sfera rotonda, liscia, mentre invece con l'età questa sfera diventa sempre più, no? Sempre più, non so come dire, bucherellata, smangiata, così, non è più. Come una mela avvizzita. Bravissima. Ah, e in quel caso quelli sono proprio gli agenti, beh, allora gli agenti mangiamo la responsabili dell'invecchiamento. Poi ho qui Mario Furlan che nella pubblicità si è bevuto mezza bottiglia. Guarda. Se ne è bevuta mezza, quindi insomma. Perché no, è veramente buono. È anche molto buono. Ti rinfresca e senti che ti dà la carica. E fa bene all'anima. Chi è che me l'ha detto? Tu o tu? Beh, che? Si chiama soul food, che vuol dire cibo per l'anima. Esatto. Certe popolazioni, tra cui alcuni popoli del Brasile, quelli che raccolgono l'açaí, sono particolarmente attenti a una cosa che noi occidentali abbiamo dimenticato, cioè il legame stretto che intercorre tra il corpo e lo spirito. Certo. Un filosofo, Feuerbach, diceva: l'uomo è quello che mangia. E in tanti casi, operando sulla strada, conoscendo gente di strada, io penso che ci siano persone che non stanno bene fisicamente, non solo si ammalano, ma che anche si sentono arrabbiate, si sentono depresse, perché hanno un'alimentazione scorretta. Assolutamente sì. E l'açaí aiuta a stare bene fisicamente, quindi anche a sentirsi più pimpanti, beh, più energici, sarò meglio psicologicamente. Una consumatrice di açaí. Parto con gli spaghetti di more e poi vado avanti con l'açaí. Mentre invece, voi non sapevate però, mi piace dirlo, che il nostro amico Edoardo Villasanta è un ex atleta di football americano, giusto? Hai il fisico? Infatti, gloriosi Simen Milano, che tra l'altro sono stati rifondati da noi ex giocatori. Giochiamo di nuovo in A2. Ah, bello! Sì, abbiamo vinto il campionato Under 18 e adesso in A2 ci stiamo, insomma, barcamenando, però giocano bene, ragazzi. Quindi probabilmente nasce anche da lì, perché uno sportivo ha bisogno di un fisico che stia a posto, un fisico... Beh sì, penso che... No, anche Mario Furlan, assolutamente. Cioè, chi è abituato ad avere un fisico di un certo tipo, no? Chi è abituato ad allenarsi, chi è abituato a sentire il proprio corpo. Si è alla ricerca di prodotti sani. Si è alla ricerca, assolutamente. Questo vale per tutti, per chiunque voglia ottenere dei risultati nella vita, che sia in campo sportivo, che sia in campo professionale, imprenditoriale. Certo. Conosco un sacco di imprenditori che giustamente, dovendo lavorare tanto per ottenere risultati, devono stare bene, insomma, se non stai bene non puoi rendere al meglio sul lavoro. Assolutamente. Assolutamente. Quando siamo malati non possiamo lavorare, non possiamo fare niente. Poi soprattutto manca sempre il tempo per allenarsi, no? Sempre di più, perché sei sempre più oberati. E quindi se già si ha un'alimentazione in qualche modo un po' più salutistica, un po' che aiuta, no? Anche in tal senso, ben venga, no? E poi da sei è semplice, perché ti bevi un bicchiere, fai in fretta. Esatto. Poi bere direttamente dalla bottiglia, come voleva fare il nostro amico Mario. Che poi Mario Furlan, devo dire, mi piace dire, tu sei veramente molto attento a quello che è l'alimentazione, a quello che è la cura del proprio corpo, sia nel fisico che nell'anima, tant'è che tu sei alla sesta edizione. In realtà siamo arrivati all'ottava, ho trovato a casa questo libro, sì, questa è la sesta edizione, ma siamo già arrivati all'ottava. All'ottava edizione. Un libro che è uscito 10 anni fa e ha venduto più di 20.000 copie, che non è male. Direi di no. Risveglia il campione che è in te. E questo è un manuale, è un libro molto semplice che insegna come risvegliare la parte migliore di sé, il campione, cioè la parte che si pone obiettivi, che vuole realizzare i sogni. Ecco, per realizzare i propri sogni bisogna avere le idee chiare, stare bene nella testa, nel cuore e nel corpo.
tutte e tre le parti come sono strettamente collegate. Come fai ad avere collegate. Le idee chiare? Dai, Mario Furlan, dammi questo segreto, svelami questo segreto. Edoardo, da ragazzo aveva le idee chiare, nel senso che voleva diventare un campione di football americano, e immagino che dicesse: voglio vincere il campionato, quindi mi impegno, mi alleno e lo faccio, con gioia. Certo. Devi trovare che cosa ami fare nella vita. Nessuno può dare il massimo, nessuno può raggiungere risultati se non fa quello che fa con passione. Devi trovare quello che ti fa cantare il cuore, che ti alzi alle 5 del mattino e sei felice di alzarti perché dici che è bella una giornata che la dedico a fare ciò che amo. E adesso Edoardo, non essendo più uno sportivo come prima, si è dedicato a diffondere questo splendido prodotto che è l'ASEI. Quindi il tuo obiettivo adesso sarà anche questo, un obiettivo che ti dà entusiasmo, in cui credi. No, io... La mission è diffondere l'ASEI in Italia. Quindi credere in un percorso. Sì. Anche tu sei una bravissima conduttrice televisiva. Lo dici sempre tu. È vero. Ma tu lo dici a tutti. Eri dalla Barbara D'Urso, l'hai detto anche no, lei. No, lei non l'ha detto. Ma lei è una bravissima conduttrice, era una battuta la mia. Guarda, lei è brava, però tesoro. Preferisco te. Va bene, ma per forza sei su 7 gol, sei a 7 sera. Io preferisco la Barbara D'Urso di gran lunga. Però preferisco te. No, preferisco te in mezzo a tutto questo mondo di ragazzi che partecipano ai reali, che partecipano tante cose. È un mondo, cose. Io non voglio giudicare nessuno, ma quando ti dico, quando vado in certi programmi come Pomeriggio 5, fatto da una conduttrice molto brava, come la Barbara D'Urso, brava. Però ti dico, un pochettino mi sento a disagio, perché sento che ho poco da spartire con questi che vengono dai reality show, Grande Fratello, dico... È gente che, vabbè, non li voglio giudicare, però, no, ma per carità, non però siamo sento, qui che, a farlo, sento che ho poco in comune con loro. È gente che non condivide i miei valori, io non condivido i loro. Non dico di essere meglio o peggio, siamo diversi, siamo certo, due mondi distinti e distanti. Penso che sia giusto anche questo. Io mi sento invece molto vicina a quello che fai tu. Io penso di non avere il fisico, guarda, perdonami. Non avere è un gran bel fisico, credo che Edoardo possa confermare. Io penso di non avere il fisico di andare a fare il City Angel, perché davvero io, visto che non cammino mai, corro poco, se corro mi fanno male subito le caviglie, cioè cado, cose. Cambia scarpe magari. Sì, no? Metti le scarpe da ginnastica. 12 magari. No, però comunque se posso dare una mano a qualcuno io gliela do. Se c'è una signora che ha bisogno di andare da qualche parte, io tendenzialmente mi fermo, che la signora dove devo andare l'accompagno io. Il 40% dei volontari City Angels sono donne. Ecco. E poi non serve fare il City Angel per fare del bene, si può fare comunque aiutando Bravo. La nonna che ha bisogno di assistenza, sì, dando una mano vicino al vicino. Chiunque può fare del bene tutti i giorni, basta certo. Aprire gli occhi e aprire il cuore. Aver voglia di sì. Aiutare il tuo prossimo. Non essere chiusi in noi stessi nel nostro egoismo. Partendo magari delle volte anche dalla famiglia, per assurdo. Sì. Ma è vero, mi fanno un po' sorridere quelli che vogliono aiutare il mondo intero e poi vanno non vanno in Perù d'accordo e poi con la sorella, con la sorella o non le danno padre. Una mano e magari in quel momento ha dei problemi, che ne dici? Sì. Certo. Senti, dai, abbiamo qualche minuto, vorrei, ho un altro libro, io li nascondo tutti i tuoi libri perché ci tengo. Hai scritto questo, di questo dai, ne abbiamo anche già parlato. Sì, Donne però Basta Paura, questo è il primo manuale uscito in Italia, uscito l'anno scorso, di autodifesa psicofisica per donne, cioè spiega alle donne come fare per difendersi partendo soprattutto dalla psicologia, perché una donna non è fisicamente forte come un uomo. L'ho tu vedi, detto vedi prima. Edoardo, difficilmente lo tocchi perché è alto 1,90 m, ha due spalle no, così. No, lui se mi vuole fare male mi fa male subito. Ecco. Però anche una donna che è fragile, debole, magari un po' anziana, deve potersi difendere. No, non sto guardando te. Certo. No, però ho vero, detto anziana, quindi dire. Chiaramente non mi riferisco a te. No, intendo dire, certo, è vero. E qui ho dei consigli molto utili che ti insegnano a non diventare una Succube. Vittima. Perché il delinquente, come un animale, posso capisce di qual è la vittima questo? Che non si sa difendere. E infatti tu ho visto che hai messo anche delle foto su come afferrare gli occhi di un cattivone che incontri per strada. Ma io sai cosa faccio prima? Io mi faccio fare da bodyguard, da Edoardo e da Mario. Se tu dovessi aver paura, mi faccio come una destra, una sinistra, ma chi me tocca a me? Allora, stanno passando i titoli di coda, quindi io ringrazio tantissimo Edoardo Villasanta di Soul Food per averci raccontato di questo prodotto splendido che è ASEI, e quindi consiglio a tutti di provarlo, e a Mario Furlan, lui è sempre tanto carino quando mi viene a trovare a presentarci. È sempre un piacere. No, davvero, il piacere è mio, come dico sempre. Signore, signori, buona cena. Questa sera dovremmo avere le idee chiare su che cosa